Si sta parlando molto di Amedeo Goria e di Ainet Stephens a proposito di questa recente edizione del Grande Fratello VIP. Ed io in questo video di oggi voglio brevemente fornirvi le mie opinioni, la mia opinione a proposito di questa situazione. Allora, fermo restando che ognuno può e deve fare ciò che vuole, io penso proprio che in questa situazione che vede protagonista da una parte proprio buona Amedeo Goria, dall'altra una bellissima donna come Ainet Stephens, la gatta nera, no? Se ben vi ricordate, nel gioco televisivo che andava in onda molti anni fa su Italia 1, Il Mercante in Fiera. Bene, devo dire che io non ci trovo nulla di male, non ci trovo, non ci trovo nulla di male nel rapporto che può esserci tra uno come Goria, Amedeo e Ainet. Molti hanno detto addirittura che secondo alcuni sarebbe un porco. Sarebbe un maiale secondo alcuni, non secondo me, ripeto. Io dico no, perché comunque ha una figlia, ha, diciamo così, se non erro, una compagna, una donna, una moglie, quindi cioè, diciamo che il gioco è gioco, non credo che si possa parlare di liaison, di amante, di donna, oppure di invadimento da parte di Amedeo. Sì, potrebbe anche esserci da parte sua, e potrebbe essere o contraccambiato oppure non corrisposto. Però da qui a dire a un porco, a un maiale, a devi farla fine di qua e di là, piripim paravan, mi sembra un po' esagerato perché non credo che Ainet poi non si sappia difendere nel caso in cui venisse accertato che Amedeo sia, come molti dicono, un personaggio di determinato tipo. Bene, io credo che Amedeo sia una persona in gamba, una persona, un ottimo giornalista, io me lo ricordo quando faceva giornalista, se non erro, no? Una persona molto preparata, molto in gamba, intelligente, acuta, quindi garbata, insomma, intelligente, garbata. Ripeto, ognuno di voi fare ciò che vuole, quindi io penso questo, penso che Amedeo Goria non sia quello che molti vanno a dire, non credo che sia un mostro, credo che sia una persona per bene, prova e pulita. Questa è la mia opinione. Detto ciò, grazie a tutti, cari utenti di YouTube, il video termina qua. Iscrivetevi, commentate, ciao Adriano, narratore italiano.